facciamo un'analisi a tappeto, sistematica, eccetera, e poi alla fine, no, questo è stato un modo vizioso per distruggere tutta questa grande speranza della fusione fredda. Sì. Nei primi tempi della radio, Guglielmo Marconi percepiva i segnali radio solo di notte e non di giorno. Cioè, nei primi tempi, non sempre gli esperimenti riescono perché uno non ha ancora imparato tutte le condizioni che lo rendono possibile. Secondo lei si poteva essere più avanti oggi con la ricerca? Moltissimo, moltissimo. Noi siamo stati boicottati in un modo tenace e insensato dalla scienza ufficiale, dalla finanza internazionale e da tutti i poteri forti. La storia delle multinazionali lasciamola perdere perché quella è ridicola. Allora le multinazionali dovrebbero prima di tutto uccidere la fusione, quella calda, che consuma tutti questi soldi, loro potrebbero dire, senza avere dopo 30-40 anni prodotto un reattore a fusione. E questo potrebbe essere veramente un campo dove loro potrebbero impegnarsi. Quindi non è perché le multinazionali... La struttura ufficiale americana, cioè gli enti che finanziano la ricerca, il Department of Energy, la National Science Foundation, non finanziano più da molto tempo. Perché hanno deciso che era una palla. La General Electric, che è il principale produttore mondiale di centrali, credo, e non vede il buon occhio che nasca una civiltà tecnologica in cui tutto funziona a pile. Però potrebbero vendere le pile. Stava dicendo, probabilmente loro valutano che il valore aggiunto che si genera con la produzione di queste pile non compensa il mancato valore aggiunto che si ha con le centrali, cioè che alla fine ci guadagnano di meno, anche tenendo conto che le centrali sono abbastanza complesse da richiedere pochi produttori centralizzati in tutto il mondo, mentre queste pile sono abbastanza facili da fabbricare, per cui qualunque artigiano della Malesia li può fare. Da quando sono a Milano avrò fatto una sessantina di laureati, eccetera, non sono riuscito a reclutarne neanche uno. C'è un certo tipo di discriminazione. Per esempio, pubblicare un articolo che parli esplicitamente di fusione fredda su una rivista di quelle tradizionali, tipo il Physical Review, è praticamente impossibile. Secondo lei non c'è nessuna discriminazione? No, assolutamente, non c'è nessuna discriminazione. Anche perché se lei ha visto questi esperimenti, sono di dimensione talmente piccola, talmente modesta, che confronto, che noi sicuramente, confronto alle spese che noi abbiamo, come lei vede qua, sulla fusione calda in Europa lavorano 3.000 persone, abbiamo dei bilanci che sono di mezzo miliardo di euro all'anno, insomma non c'è nessuna volontà di tenere fuori quelle della fusione fredda, che invece hanno dei gruppetti di ricerca piccoli, delle spese molto piccole. Quindi oggi, come oggi in Italia, si sta considerando la possibilità di spendere 30.000 miliardi per fare la macchina della fusione calda, ITER. È assurdo che non ci sia nello stesso ministero un programma che costerebbe un migliaio di volte di meno per fare queste cose qui. Un laboratorio di ricerca della fusione fredda, io penso che un paio di miliardi l'anno possa fare un lavoro a tappeto, per esempio. Quindi 4 o 5 di questi laboratori potrebbero veramente nel giro di pochi anni arrivare a una situazione assolutamente definitiva sulla natura del fenomeno, sui parametri che lo controllano, sulle possibilità di miglioramento e così via. Ora è legittimo chiedersi, e se avessero ragione loro? Se fossimo ad un passo da risolvere almeno in parte il problema del pianeta? La cosa è ben raccontata in una storiella zen che vorrei riproporre. La storiella zen è scritta in un modo autobiografico e recita così. Dice, per tutta la mia vita ho cercato Dio e l'ho cercato dappertutto, sui monti, nelle valli, sui mari, eccetera. Finché un giorno mi sono trovato a passare per un villaggio e su una casa a due piani che stava lì sulla strada del villaggio ho visto un cartello. Mi sono avvicinato e c'era scritto, Dio vive qui. Allora ho bussato alla porta
e dopo un poco, col cuore in gola, pensavo, ancora pochi secondi e vedrò davanti a me lo scopo della mia vita. Ma sono stato preso dal terrore, sono scappato con tutta la forza delle mie gambe. E da allora lo scopo della mia vita è stato unicamente quello di cercare Dio. E l'ho cercato dappertutto, sui monti, nei mari, negli oceani, nelle valli, ho condotto pellegrinaggi dappertutto, lo cerco dappertutto, tranne che in quel maledetto posto dove so con sicurezza che sta. È evidente che noi non sappiamo cos'è vero e cosa no, sappiamo invece che molto spesso le grandi scoperte sono uscite da singoli che sono andati contro tutto e tutti. Quindi, considerando quello che c'è in ballo, forse un po' più di attenzione ai signori che abbiamo appena visto la meriterebbero? Buonasera. Ma secondo lei perché fanno così? Perché vogliono fermare la cosa, non sono pronti a gestirla. Cioè, vogliono fermare gli esperimenti? Vogliono fermare la fusione fredda, sì. Emilio faceva una cosa, allora, quindi, lo dico. Allora, Emilio fa questa congettura. Allora, tutto incerto, la finanza mondiale dice... Ma non fare i nomi, che tutto ciò guarda in onda, non dimenticare. No, vabbè, ma lei, no, no, ma lei sarà attenta, no, perché poi lei ci metterà quello che ci può mettere. Comunque, lei... comunque non fare no, non fare nomi. Indica solo posizioni sociali. Le posizioni sociali. Allora, c'è la finanza mondiale dice qua, fusione fredda, noi non siamo pronti a gestirla, dobbiamo rientrare dagli ammortamenti. Per esempio, questa guerra del Golfo, abbiamo dovuto mandare 500.000 uomini a presidiare le nostre posizioni, eccetera. Quindi c'era un po' di anni per rientrare dalle spese, no? Allora dice, signorina, la fusione fredda, qua siamo fregati, eccetera. Ma chi la può fare la fusione fredda? Beh, c'è Fleischmann è preparato. Allora, Fleischmann ci pensa in giapponese, è preparato o ci pensano altri? Me lo dica a me, ci pensano? Altri. E cioè? E gli italiani. Gli italiani. Cioè, come si fa? Ma va bene, no? Ci pensiamo noi. Poi vendiamo il brevetto. No. No, lo teniamo in cassetta. Teniamo in cassetta. Cioè, ci facciamo pagare per non farlo. Così, ci abbiamo un po' di debiti, eccetera, così questi ce li abbonano tutti, perché il servizio è notevole.